Montefeltro TV, continua il nostro viaggio alla scoperta delle liste e delle varie amministrative nei nostri comuni. Qui siamo a Fossombrone e siamo con il Movimento 5 Stelle, con il candidato sindaco Gabriele Bonci. Tre liste a Fossombrone. Sì. E due si presentano con il proprio logo di partito, mi sembra, no? Sì, anche la Lega, anche Nord, la Lega. Sì, la Lega del Movimento 5 Stelle. Devo dire con un certo imbarazzo che la lista, quella di Chiara Billi, non ci ha skippato, non ci ha dato l'intervista. Avremmo voluto rispettare, diciamo, stessi parametri, stesse domande, e si vede che non ha bisogno del nostro servizio, tra l'altro gratuito. Siamo una delle poche emittenti che fa le interviste gratuite, soprattutto in campagna elettorale. Va bene, vediamo adesso, vediamo a noi. La prima domanda ovviamente che ti voglio chiedere è: per quale motivo hai deciso di candidarti? Fare sindaco, insomma, è un, sì, un bel impegno. Una bella sfida. E la decisione nasce dal fatto che ormai abbiamo un gruppo che lavora da circa 2 anni e fin da subito abbiamo fatto proposte concrete anche all'amministrazione su alcuni problemi della città, come, non so, l'illuminazione, l'impiego degli immigrati. Progetti che ci sembravano sensati, progetti poi caduti nel vuoto e non affrontati dall'amministrazione. Per cui questo ci ha fatto capire che se vogliamo veramente provare a cambiare qualcosa, l'unico modo è entrare in campo in prima persona. Quindi questa è stata la svolta decisiva per presentare la lista. E i ragazzi hanno scelto me come candidato, probabilmente anche per via della professione che mi consente di avere una certa visibilità a Fossombrone. Per cui. Qual è la tua professione? Io lavoro in banca, lavoro qui ormai da oltre 20 anni, sono vice titolare di filiale qui a Fossombrone, per cui la gente penso mi conosca abbastanza, e quindi sono stato il prescelto del gruppo. Del gruppo. Ecco, un accenno, adesso diciamo in questa fase non avremo il tempo di andare a approfondire, sì, anche se so che nel Movimento 5 Stelle è importante il valore delle persone, no? Sì. E comunque diciamo in linea di massima, quali sono le persone che si presentano nel vostro gruppo? Ma guarda, il gruppo è molto eterogeneo, nel senso che alla nostra, diciamo, il gruppo è partito da 2 o 3 persone e da lì piano piano ha preso piede, si sono affiancati altri ragazzi di Fossombrone, altre persone, ognuno che viene con una propria esperienza professionale, politica, per cui abbiamo persone che hanno ideali da destra a sinistra, perché sappiamo bene che il movimento è aperto a tutti quelli che hanno intenzione veramente di fare le cose in maniera nuova, no? Trasparente, chiara, al di là delle ideologie, per cui il requisito è non aver mai ricoperto incarichi, nessuno di noi ha mai ricoperto incarichi. Però ci sono persone che hanno avuto una precedente esperienza politica, alla quale ovviamente siamo tranquillamente aperti, e diciamo che la lista quindi racchiude persone che hanno, cioè, scusami, varie provenienze. Prego. Precedenza, esperienza politica, però con le norme del 5 Stelle, cioè tu non, sì, puoi aver, esatto, fatto non più di due in carico, ma no, quindi non hanno mai ricoperto in carico, diciamo, quindi c'è stata, cioè, hanno militato, questo, sì, voglio dire, simpatizzato, cioè, anche per perché altri partiti, cioè, il Movimento 5 Stelle però, diciamo, è un partito movimento giovane. Sulla lista di 12 persone sono un paio di persone quelle che hanno avuto, sì, precedenti esperienze dichiaratamente politiche, però per il resto siamo tutti neofiti, no? E comunque ripeto, sempre nei parametri del 5 Stelle, quindi persone che comunque non hanno mai ricoperto incarichi, hanno semplicemente militato in altri partiti, poi come ripeto sono 2 su 12, quindi una percentuale abbastanza esigua nonostante gli attacchi e le accuse. Avere qualcuno che ha avuto un'esperienza politica tutto sommato, sì, sì, non è neanche male, no? È un fattore, no, sicuramente di arricchimento che noi non avevamo, perché... no? Quindi tutto, diciamo, secondo me positivo, ecco, no, intant'è che questo l'ho espresso espressamente anche su Facebook, non è per me motivo di vergogna avere persone che abbiano militato in altri partiti, anzi motivo di vanto, mi fa capire che hanno rigettato questo vecchio modo di far politica per sposare questa nuova causa del Movimento 5 Stelle, quindi su questo siamo assolutamente sereni e tranquilli. Bene, non abbiamo ovviamente il tempo, no, di approfondire il programma, però un accenno di, diciamo, ecco, quali sono, sì, i principali punti dove voi avete intenzione di intervenire. Ecco. Noi, diciamo, il programma è molto semplice, fatto da noi del gruppo, ma arricchito dalle idee dei cittadini che abbiamo incontrato, associazioni, quartieri, ognuno ha portato una piccola mattonella a questo progetto che stiamo costruendo. Diciamo alcuni punti sono presi dal programma del 5 Stelle nazionale, quindi trasparenza e condivisione con i cittadini, eccetera. Altri punti invece sono più specifici per la nostra cittadina, riguardano la viabilità, il turismo, eccetera. Però ripeto, è un programma molto semplice, senza promesse elettorali,
È un programma secondo me dettato dal buon senso, e, però di quello che dico alla gente è che il nostro vero programma è cambiare questo modo di fare politica. Al di là delle singole iniziative, noi interessa che l'amministrazione del comune sia fatta per i cittadini, quindi sia slegata dai dettami di partito, da vincoli regionali. Noi chiediamo ai cittadini di collaborare con noi, perché ovviamente la sfida che ci si presenta è molto forte, però siamo convinti che la gente comincia a recepire il nostro messaggio. Quindi ripeto, il nostro programma è fondamentalmente quello di cambiare il modo di amministrare la città, che deve essere, appunto, ripeto, trasparente prima di tutto, perché non è corretto che le decisioni vengano prese all'insaputa dei cittadini, come la chiusura di un ospedale, l'apertura di una REMS, e senza che i cittadini sappiano nemmeno di cosa stiamo parlando. Quindi ecco, il vero nostro programma è cambiare. Ecco, quindi fammi capire, cioè, se voi andate al governo di questa cittadina, quindi farete delle riunioni pubbliche, andrete a interrogare i vostri cittadini e quindi analizzare insieme a loro quali possibilità prendere. Detto, durante gli incontri pubblici sulle decisioni più importanti è bene che la gente intanto sappia e ci dia la loro approvazione, non solo al momento del voto, ma deve essere una cosa continuativa nel tempo. Penso che oggi con le tecnologie Facebook, internet o anche semplicemente la raccolta firme non sia difficile consultare i cittadini di fronte a scelte importanti, quindi questo è uno dei punti del nostro programma e sicuramente lo porteremo avanti. Ok, e questo è un vostro punto di forza. E adesso c'è un attimo il discorso qui dell'ospedale, no? Sì. Cioè, Fossombrone, come Cagli, come Sasso Corvaro, sono tre strutture che, anche se virtualmente sono lì e ancora conservano il nome dell'ospedale, in realtà ormai sono destinate alla chiusura, diciamo, no? Rimarrebbe qualche piccolo segno di infermeria, insomma, abbiamo certo problemi, disagi, ambulanze, eccetera. E so che voi su questo punto è una delle certo dei vostri punti di forza. Sì, una delle battaglie principali che stiamo già combattendo e che sicuramente porteremo avanti anche qualora dovessimo amministrare il comune, perché è vero che le competenze sono regionali, però sappiamo che il comune, se vuole, può fare qualcosa. E abbiamo dei comuni che si sono battuti estremamente, no, per la difesa degli ospedali, come Pergola, abbiamo un comune come Sasso Corvaro in cui il sindaco si è incatenato davanti all'ospedale. È un segno, un segnale da dare ai propri cittadini, cosa che a Fossombrone non è stata fatta. E quindi, ad esempio, una cosa che come comune potremmo portare avanti: qualche mese fa si era pensato di indire un referendum contro l'ospedale unico firmato da 20 sindaci. Mi sembra che l'abbiano firmato in 12, se non ricordo male, e se ci fossero più comuni 5 stelle probabilmente avremmo già raggiunto quel quorum, per cui qualcosa in concreto anche a livello comunale si può fare, perché comunque quello che sta succedendo è, secondo me, assolutamente vergognoso. Cioè, non è pensabile lasciare una vallata scoperta dall'assistenza sanitaria, e si sta parlando di un mostro che è l'ospedale unico inutile, che nessuno vuole, né i cittadini ma neanche gli stessi medici. La sanità purtroppo è diventata un business in cui si guardano soltanto i soldi e non si guarda più la salute della gente, quindi il tema della sanità è uno dei nostri principali obiettivi. E per quel che riguarda l'ospedale di Fossombrone, al di là delle rassicurazioni che arrivano dall'attuale amministrazione, sappiamo bene che la sua fine è già segnata, no? Perché ci sono delibere regionali, quindi al di là delle dichiarazioni di facciata, poi il destino è quello. Probabilmente dal primo dell'anno avremo un ospedale di comunità, che ti ospedala solo il nome, ma di fatto è un ospizio. Scusami, ti interrompo. Io qui, quando arriviamo sulla sanità, faccio fatica, sì, no? Anche perché io faccio parte di un paio di comitati. Cioè, praticamente, qui non è stata neanche messa in pratica, no, quello che è il discorso dell'ospedale della Casa della Salute. No, perché la Casa della Salute prevede, no, la diagnostica, la cura delle proprie persone. Qui non è né carne e né pesce. Per noi già non andava bene la Casa della Salute, invece ci troviamo all'ospedale di comunità, esatto, che è ancora peggio. Esattamente. Quindi abbiamo una situazione per adesso così arrangiata fino al 31 dicembre e poi vediamo che succede. Esattamente. Nel mentre si va a aprire questo, no? Si parla di questo ospedale unico, dove noi non abbiamo neanche i numeri per un ospedale di eccellenza, perché qualcuno pensa che sia una struttura di eccellenza. No, sarà un ospedale normalissimo. In realtà noi abbiamo le strutture. Mi sembra che a Fossombrone, se non sbaglio, voi avete la risonanza magnetica qui. Ho capito. So che comunque avete un ospedale bellissimo, sì, perché io ho visto di sfuggita, ci sono attrezzature, ci sono praticamente nuovi, dei macchinari per la diagnostica, esatto, che vengono utilizzati in percentuale molto bassa rispetto al loro potenziale.
E questo ovviamente è scandaloso, perché poi spinge la gente a spostarsi verso la sanità privata oppure verso strutture fuori regione. Sappiamo che la mobilità passiva nelle Marche è tra le più alte in assoluto, quindi vuol dire che tanti cittadini marchigiani vanno a curarsi in Umbria, in Emilia Romagna, con costi aggiuntivi per la nostra regione. Ecco, diciamo, sulla mobilità passiva qualcuno dice: guai a parlare di mobilità passiva, no? Se no poi ti rispondono: sì sì, allora la tagliamo, non gli diamo i fondi, siamo rovinati. Allora distinguiamo la cosa: mobilità passiva per quanto riguarda le cure mediche è una cosa, no? E lì ci sono delle eccellenze che noi non abbiamo, che ben venga la mobilità passiva. Altro discorso invece per la diagnostica: quando noi abbiamo le attrezzature, no, abbiamo le strutture, le attrezzature, e poi queste attrezzature non vengono fatte lavorare a dovere, e quindi poi noi siamo costretti a avere, no, dei tempi lunghissimi di attesa, e questo è il vero problema. Questa è una parte di mobilità passiva che noi potremmo fare rientrare per utilizzare poi nelle nostre strutture. Ci sarebbero, no, tecnici, medici per far funzionare quegli impianti che ci sono. Infatti, in un centro privato lavorano 7 giorni su 7 o 6 giorni su 7, quasi 12 ore al giorno, da noi lavorano 1-2 pomeriggi a settimana. Questo è il frutto di un progetto che è quello appunto di smantellare la sanità pubblica a favore di quella privata, ed è una cosa che noi ovviamente cerchiamo di combattere in tutti i modi. E l'ospedale unico, ripeto, nessuno lo vuole, è un chiaro progetto dei politici e basta, perché è di chi c'è loro alle loro spalle, no? Quindi interessi di costruttori, cooperative, tutto quello che gira intorno, però i cittadini non lo vogliono. Non lo vogliono a Fosso 6 Ore, dove invece lo vogliono fare, perché anche lì è follia, cioè una zona scarsamente comunicata, sulla costa non si capisce perché allora non venga, se proprio va fatto, che si faccia in una zona più facilmente accessibile a tutta la provincia. Quindi Fano ha proposto la zona di Chiaruccia, invece è stata rigettata, perché comunque è Ceriscioli di Pesaro, per cui l'ospedale va fatto a Pesaro, no? Per un fatto di prestigio, eccetera. Però qui si guarda, ripeto, si guarda le poltrone, si guardano i soldi e non si guarda la salute. Sì, poi io ripeto, qui faccio fatica a rimanere impassibile, vorrei sapere quale prestigio se poi non abbiamo l'eccellenza. Quello che conta in una struttura sono i medici, la qualità dei servizi, quindi dovremmo avere dei medici che hanno i titoli e l'esperienza, cioè per avere l'eccellenza, no? Non abbiamo i numeri, perché dove si vuole la legge si applica. 350.000 abitanti, noi al massimo dovremmo avere un paio di reparti d'eccellenza. Allora non si capisce per quale motivo le strutture non ci mancano, per quale motivo non andiamo a creare, se vogliamo, delle piccole eccellenze, sfruttando, anche diversificando, le varie strutture, e secondo me anche quelle interne, perché no? Sì, sì, quello che è successo per esempio in Romagna. Cioè io potrei andarmi a fare una spalla, una cosa, anche qui, cioè non abbiamo i mezzi, non abbiamo i collegamenti, non c'è un piano sanitario. Non ci si debba ispirare alle regioni che confinano con noi, dove la sanità invece funziona, in Emilia Romagna, in Umbria. E in Emilia sappiamo che ci sono centri che si sono specializzati, ci sono case della salute che funzionano. Qui da noi l'eccellenza probabilmente a livello locale, non so, forse solo in Ancona è un ospedale di eccellenza, il resto sta sparendo tutto. Quindi ripeto, questa è una battaglia che noi porteremo avanti per quanto possibile. Stiamo facendo una raccolta firma a livello provinciale, abbiamo fatto una manifestazione qualche giorno fa, su 6 ore, molto sentita, che ha raggruppato anche anime politiche diverse, quindi vuol dire che il problema è sentito da tutta la popolazione. Sì, noi naturalmente eravamo presenti. Non è una nostra fissa del Movimento 5 Stelle, ma un problema reale sentito. E tra l'altro anche i costi, ripeto, saranno sicuramente, il preventivo parla di 150 milioni di euro, ma poi sappiamo che i preventivi sono destinati a essere sforati. Per fortuna è stato bocciato il concetto del project financing, no? Di portare avanti l'ospedale come fosse un'azienda. E questo al momento è stato stoppato, però i soldi non ci sono, per cui probabilmente si ricorrerà al credito, al mutuo, al leasing, con ulteriori oneri per i prossimi 20 o 30 anni. Quindi ripeto, non è un'impressione, è una certezza che l'ospedale unico vada costruito per accontentare qualcuno e non per accontentare i cittadini, come invece ovviamente dovrebbe essere. Il primo atto che faresti da sindaco? Beh, sicuramente il primo atto sarà quello di verificare i conti del comune. Ci dicono che il comune sia virtuoso, sia ricco, non abbiamo motivo di dubitare, però vogliamo toccare con mano, anche per portare avanti quei progetti che fanno parte del programma, anche per quel che riguarda la viabilità, le strade, eccetera. Ovviamente se non abbiamo la reale percezione di quello che è la situazione economica, ovviamente non possiamo muoverci, per cui il primo atto sarà sicuramente quello della verifica dei conti. Ok, quindi una presa d'atto ovviamente di... Guarda, tu i capelli non ce l'hai, quindi non hai il rischio di doverli perdere, d'altronde, come è il mio caso. Che cosa ti piace di più di Fossombrone? Ma guarda, io sono nato praticamente in piazza, cioè noi la chiamiamo la piazza, in realtà è Corso Garibaldi, un po' il centro storico. Io sono nato lì, per cui sono particolarmente legato al centro storico, anche se adesso mi sono trasferito leggermente in periferia.
e vedo un centro storico che negli anni comunque ha perso tanto, in buona parte disabitato, in buona parte occupato da extracomunitari, con tutto rispetto, però vorremmo che il centro storico torni ad essere la parte vitale appunto di Fossombrone. Questo a livello di, diciamo, fisico-geografico. Per quel che riguarda la gente, questa esperienza che stiamo portando avanti mi ha fatto capire che poi in realtà i fossombronesi forse sono migliori di quelli che pensassi, no? Nel senso che si stanno mettendo in gioco, ci stanno dando fiducia, ci seguono, sembrano anche loro aver capito la necessità di fare un cambiamento anche a livello politico, per cui è un'esperienza che comunque ci ha cresciuti, a me e tutto il gruppo, e comunque vada sarà stata un'esperienza sicuramente molto, molto utile. E ripeto, i cittadini non sono poi, oddio, non tutti, chiaramente, però non sono forse così insensibili, ottusi o chiusi come si pensa, no? In realtà quando gli parli e affronti le tematiche che ci sono, partendo dal nostro punto di vista, che ripeto è quello di un'assoluta umiltà, di confrontarci con la gente per chiedere loro un aiuto, vedo che poi in realtà partecipano più di quello che potevo, e più di quanto facessi anch'io prima, sinceramente, perché io onestamente in passato non ho mai partecipato a quella che era la vita politica, però ecco, un errore, perché mi ha fatto capire che se ci aspettiamo che chi deleghiamo poi ad amministrarci faccia il nostro interesse, probabilmente ci sbagliamo di grosso, quindi bisogna che tutti ci rimbocchiamo le maniche, ognuno porta, come dicevo prima, il suo piccolo contributo, e probabilmente solo così riusciremo a costruire qualcosa di valido e di duraturo. Ok, Fossombrone è un posto sicuro? Oddio, adesso sicuro è una parola un po' grossa. Oggi purtroppo il problema della sicurezza penso che non sia solo di Fossombrone, ma purtroppo l'Italia, sappiamo quali siano le problematiche. Fossombrone abbiamo un presidio di forza dell'ordine molto molto scarso, abbiamo una caserma dei carabinieri in cui sono rimasti pochissimi agenti, abbiamo i vigili urbani, anche loro sono sotto numero, per cui sicuramente non c'è un controllo del territorio. E furti nelle case sono all'ordine del giorno. E nel centro storico dove io, ripeto, abitavo, ci sono delle zone frequentate da ragazzini che dediti sicuramente allo spaccio che nessuno controlla. Probabilmente anche le leggi non aiutano, perché sappiamo bene che purtroppo poi magari fermi un ragazzino, dopo 10 minuti lo devi lasciare fuori, però sicuramente con la sicurezza secondo me è una parola grossa. Tra l'altro veniamo da diversi anni al buio, grazie all'amministrazione comunale che ha spento le luci per qualche anno, in cambio di un risparmio non sappiamo quantificare in quanti migliaia di euro, però anche qui pensiamo che forse c'era il modo di risparmiare altrove, no? E le luci sono state riaccese pochi mesi fa, come per magia, visto che si avvicina alle elezioni, si accendono, sono ripartite anche le luci. Però ecco, insomma, probabilmente ci sono posti peggiori, questo non lo metto in dubbio, però insomma, dire che fosse un luogo sicuro, sì, magari non ci sono episodi di violenza spiccia, no? Magari lo scippo o altre cose, però nelle case stanno facendo razzia, quindi qualcosa va fatto. E noi abbiamo parlato anche con i carabinieri che sono intervenuti nei nostri incontri e hanno denunciato la mancanza di collaborazione tra la forza municipale e i carabinieri, cioè da parte del comune non c'è stato mai il tentativo di creare una sinergia tra di loro, anche per semplici eventi come può essere il carnevale storico di qualche settimana fa. E loro dicono che hanno cercato di instaurare questo rapporto di collaborazione, però hanno trovato resistenze, per cui poi ognuno va avanti un po' per la sua strada. E questa è una cosa che secondo me è un peccato, insomma, il comune deve coordinare, no? Quelle che sono anche le forze dell'ordine locali. C'è un avversario che temi di più? Ma oddio, a livello politico diciamo che noi abbiamo detto avremo due liste concorrenti, una della Lega Nord e una dell'attuale vice sindaco, questa presunta lista civica che in realtà racchiude tutti i partiti del mondo praticamente. Noi non abbiamo paura di nessuno, nel senso che non abbiamo nulla da temere, non abbiamo nulla da perdere soprattutto, e i nostri avversari sono, ripeto, questa indifferenza che c'è secondo me nei confronti della città, e tutti i cittadini che abbiamo incontrato ci hanno denunciato questa mancanza di, diciamo, di collaborazione, no? Con le istituzioni, le associazioni sportive, culturali, e i cittadini stessi dicono che dall'altra parte spesso trovano un muro, no? Non trovano collaborazione, questo ovviamente è un peccato ed è una cosa che va rimossa. Ripeto, noi portiamo avanti i nostri principi, non abbiamo fatto alleanze proprio per questo motivo, perché poi noi alleanze che ci sono state richieste da più parti con i partiti che hanno ridotto l'Italia in questo stato non le facciamo. Ci hanno accusato di essere presuntuosi e arroganti, noi secondo me siamo solo coerenti, quindi portiamo avanti il nostro progetto senza timore, del resto ripeto, per fortuna abbiamo tutto il nostro lavoro, per cui non abbiamo nulla da perdere, ci mettiamo in gioco per gli altri, per noi stessi, per i nostri figli, per cui se va
ovviamente siamo ben felici di portare avanti il nostro progetto, ma probabilmente chi tiene, chi ha l'ossessione di vincere, non siamo noi. Ecco, quindi. Quali rapporti con i comuni limitrofi? Anche in funzione di questo, no, accorpamento, sì, probabile dei... Esatto, diciamo, la tendenza è sicuramente quella di andare verso accorpamenti e fusioni tra comuni più piccoli, quindi la collaborazione con gli altri comuni è indispensabile, anche per la gestione di servizi comuni come può essere la polizia municipale, trasporti, eccetera. E anche l'attuale maggioranza nella sua nuova lista propone di fare di Fossombrone un po' il capofila e la massima collaborazione con gli altri comuni. In realtà fino ad oggi, secondo me, questa collaborazione poi non c'è stata, lo dimostra per esempio semplicemente un'ordinanza fatta qualche anno fa in cui si impediva al comune di Montefalcino di venire a prendere i ragazzini di Fossombrone col pulmino per portarli poi a scuola a Montefalcino. Quindi se questa è la collaborazione di cui parlano, sicuramente lì c'è qualcosa da rivedere. Ripeto, noi abbiamo tutto l'interesse affinché diciamo queste cose portino vantaggi ai cittadini, per cui se si tratta di risparmiare su alcuni servizi non vedo perché non dovremmo prenderle in considerazione in maniera positiva. Quindi ecco un'occhiata anche fuori, diciamo, sì, da questo comune, anche se è grandino, insomma, sì, e ha la sua indipendenza. Però abbiamo comuni limitrofi che sicuramente come Montefalcino, Isola del Piano, che interessanti, gravitano intorno alla nostra zona, con i quali sicuramente, sì, poi sono delle zone che si assomigliano anche abbastanza, sì, no? C'hanno la zona industriale, insomma, sicuramente c'è anche un certo movimento, no? tra le, sì, varie persone, per lavoro, per una serie di cose. Ok. E cosa ne pensi della E78? Qual è il punto di vista? Io so che, scusami, sì, se mi permetto, sì, il Movimento 5 Stelle in realtà, poi facendo i meetup eccetera, no, la penserai sicuramente come... Sì, la linea è quella del Movimento, per cui dovremmo valutare eventuali progetti, variazioni eccetera. Si parlava tempo fa di un pedaggio al quale ovviamente saremmo estremamente contrari perché penalizzerebbe soprattutto i lavoratori, no? Costretti a viaggiare su e giù tutto il giorno, quindi comunque prima vorremmo vedere le carte. Comunque qualsiasi cosa faremo, ma non solo nel caso della E78, ma per tutte le altre iniziative valuteremo l'impatto sui cittadini, i costi e soprattutto chiederemo l'approvazione appunto dei cittadini stessi. Cittadini. Quindi ecco la parola ai cittadini su, sì, su questo tipo di cose. E sulla famosa Fan Urbino, la ferrovia. Ma guarda, la ferrovia è un tema che abbiamo affrontato anche a livello di gruppo. Abbiamo un esponente particolarmente legato alla ferrovia e io personalmente sarei favorevole. Io sono nato che a Fossombrone c'era la ferrovia e poi ce l'hanno tolta. E penso che degli studi fatti dimostrino come in realtà la ferrovia convenga da tutti i punti di vista rispetto alla strada, no? Per cui meno costi, meno inquinamento, più sicurezza, eccetera. E so che stanno facendo degli studi proprio a livello anche regionale, per cui dovesse riuscire ad andare in porto questa cosa, noi saremmo sicuramente favorevoli. Oggi, ripeto, è una tematica che abbiamo affrontato solo marginalmente a livello di gruppo locale, perché magari è una cosa più grande di noi adesso ci siamo concentrati sulle esigenze attuali del nostro comune, però il discorso ferrovie è sicuramente uno degli argomenti che andremo a valutare in maniera positiva. Ripeto, se la cosa dovesse andare avanti, sicuramente la nostra posizione è favorevole. Allora, Gabriele, sì, io ti lascio la telecamera, un minuto e mezzo, insomma, per dire ai vostri cittadini per quale motivo vi devono votare. Ma guarda, noi rappresentiamo, senza timore di essere smentiti, il cambiamento, nel senso noi, ma in Italia in generale, siamo rappresentati da anni dai partiti che non rappresentano più i cittadini. Abbiamo visto che la politica dei partiti non funziona a livello nazionale, non funziona a livello locale, per cui è ora di fare un cambiamento. Noi siamo i portavoce della gente, siamo cittadini noi stessi, ci siamo messi in gioco perché non basta più lamentarci, è inutile. Non basta nemmeno non andare più a votare, anzi è controproducente, perché non andando a votare farete il gioco di quei partiti che ci stanno amministrando da anni. Per cui siamo convinti che noi siamo l'unica soluzione per attuare veramente un cambiamento. Non facciamo promesse, non ne ho mai fatte durante gli incontri, non le faccio parlando con la gente. Ripeto, la nostra vera promessa è quella di apportare un cambiamento nel modo di gestire il comune, inteso in senso disinteressato, imparziale, trasparente, a disposizione dei cittadini, per cui noi pensiamo che questa sia la volta buona per provare a portare avanti il cambiamento. Gabriele Bonci del Movimento 5 Stelle a Fossombrone. Grazie. Ciao.